Buonasera amici, faccio vedere il mio melo, un vecchio melo come potete vedere dal tronco. E sono sulle colline fiorentine a 250 metri, è posizionato all'ombra, a mezz'ombra, è una varietà molto bella e buona quando da fine agosto, metà settembre in poi, e ha una buccia, l'unico svantaggio è una buccia un po' massiccina, però il sapore poi è buono, senza veleni, senza nulla. Io do solo il solfato di rame 3 volte durante l'inverno, quindi come vedete ora ho fatto un po' di pulizia, ma sotto era pieno di mele cadute, pieno, pieno, pieno. E diciamo che questo melo, non facendo nessun trattamento contro il baco, la carpocapsa, molte mele cadono. Se è un'annata piovosa, specialmente a primavera, estate, i frutti sani, cioè rimangono più frutti sani sull'albero, perché la pioggia, diciamo, limita il volo di queste farfalline. Se piove poco, come un'annata come nel 2017, come l'anno scorso, è veramente tragica. Quest'anno è piovuto tanto a maggio-giugno, quindi probabilmente si sono salvate un po' più mele. Vedete, è veramente bello da vedere e sono buone, ottime per le torte, per mangiare fresche e anche per le mele cotte. Vi saluto al prossimo video.